Il professor Paolo Zamboni, medico presso l'ospedale Sant'Anna dell'Università di Ferrara, avrebbe fatto una scoperta straordinaria che riguarda una condizione patologica collegata alla sclerosi multipla. Si tratta di un'insufficienza venosa cerebro-spinale su cui si può intervenire con un'operazione chirurgica in day hospital. Scopo è quello di liberare le vene che trasportano il sangue dal cervello al cuore e in cui sono presenti ostruzioni o restringimenti delle pareti venose. Questo permetterebbe ai pazienti colpiti da sclerosi multipla di vedere alleviare i sintomi della malattia. Il sangue fa fatica ad essere depurato dal cervello. L'intervento consiste nel aprire questi blocchi attraverso dei palloni, si dilatano queste zone strette e si ripristina il normale flusso dal cervello al cuore. La scoperta fatta dal professor Zamboni viene seguita anche in Canada con grande interesse, in particolar modo all'ospedale St. Joseph di Hamilton. We're in a position to test the hypothesis, reproduce the findings, we hope, from Dr. Zamboni, and we're trying to organize that in Hamilton now, so that we can do this between the hospitals, the several hospitals here, and coordinate a study. Il professor Zamboni opera i suoi pazienti con questa metodologia chirurgica già da alcuni anni. Un po' di traversie per avere l'autorizzazione del comitato etico, però dal 2007 abbiamo eseguito 120 interventi. Dalle ultime stime sarebbero circa 65.000 i malati di sclerosi multipla in Canada, 25.000 dei quali in Ontario. You need to localize these abnormalities and then see if the surgical approaches which Zamboni has suggested can work, which these are very relatively simple operations. And then we can see if they have an effect on the conditions and the patient's symptoms. Nei pazienti operati da Zamboni sarebbero stati riscontrati significativi miglioramenti di alcuni disturbi derivanti dalla sclerosi multipla. Tutte le persone hanno un miglioramento della qualità di vita e in un modo drammatico anche di alcuni aspetti, come per esempio uno di quelli che non ha una terapia specifica, che è l'affaticamento cronico, che è molto debilitante per le persone che hanno la sclerosi multipla. La metodologia chirurgica seguita dal professor Zamboni è ora al vaglio sia delle autorità sanitarie canadesi che di quelle statunitensi. Giorgio Mitolo, Omni News.